romanzo horror pubblicato nel 1983, Pet Sematary di Stephen King è divenuto ormai un cult, complice anche l'adattamento cinematografico del 1989 e l'omonima canzone dei Ramones. Alla fine degli anni 70, King abitava in una casa del Maine adiacente a una strada pericolosa. Il gatto di sua figlia venne ucciso da un veicolo e lo scrittore si immaginò che l'animale potesse tornare in vita, ma profondamente diverso. In parallelo, egli volle rivisitare il famoso racconto horror di Jacobs, The Monkey's Paw, in cui un giovane resuscitava dopo che i genitori ne avevano espresso il desiderio. Si formò con questi elementi la trama. Il medico Louis Creed si trasferisce con la famiglia in un piccolo paesino di nome Ludlow, nel Maine. L'uomo fa amicizia con un vecchio vicino, Jude Crandall, che gli mostra un cimitero degli animali, oltre al quale si trova un secondo cimitero appartenente ai nativi Mi'kmaq. Qui si annida un oscuro potere che stravolgerà la vita di Louis, in maniera analoga a quanto accade a Jack Torrance in The Shining. In Pet Sematary, King non punta sui colpi di scena, e anzi fa morire uno dei personaggi in anticlimax per poi fornire tutti i dettagli nelle pagine successive. Il vero orrore è dato dal modo in cui i personaggi si rapportano con la morte. La moglie di Louis, Rachel, rifiuta l'argomento, tormentata dal fantasma della sorella. La piccola figlia Ellie impara ad accettarla, mentre Louis passa da un approccio razionalista sul tema al totale delirio. King mette al centro del libro il grande tabù dell'essere umano, la morte, mostrando le diverse reazioni al lutto e al dolore. Il più grande pregio di Pet Sematary risiede qui, non tanto nei suoi risvolti soprannaturali, più allusivi che concreti, ma nell'indagine drammatica e morbosa dell'elaborazione del lutto. Ci sono però anche dei punti critici da tenere in considerazione. Il romanzo risulta spesso lento, ridondante e verboso. Ci sono numerose digressioni, alcune delle quali potrebbero costituire un racconto a parte, come il monologo di Jude Crandall sulle sue esperienze giovanili con il cimitero. Ciò riflette forse il lungo travaglio durato anni che ha preceduto la stesura del romanzo. E con questa introduzione è tutto. Vi invito a seguire il canale e ad approfondire il tema sul blog La Voce d'Argento. Trovate il link in descrizione. Alla prossima!